Storytime, Evoluzione Radio. Diteci, che cos'è questo Tecno Trade SRL? Allora, la Tecno Trade SRL è un'azienda con 30 anni più o meno di esperienza nel settore delle telecomunicazioni, della videosorveglianza e delle reti. In particolare ci occupiamo di tutto il mondo delle telecomunicazioni a 360 gradi e in particolare offriamo dei servizi principalmente ad aziende e enti pubblici per sostenere il lavoro di tutti i giorni. Ci specializziamo nella fattispecie in centralini sia virtuali che in cloud, sistemi di videosorveglianza, progettazioni di reti sia wifi che cablate. In particolar modo il nostro territorio è quello dell'Odigiano, Milano e Crema, anche se abbiamo diversi clienti nella zona di Parma e Piacenza, e quindi insomma abbiamo una bella estensione territoriale. E da quanto tempo c'è, abbiamo detto? L'esperienza di Tecnotrade è circa 30 anni. 30 anni. Compieremo 30 anni di attività. Quindi voi vi occupate anche di telecomunicazioni, giusto? Sì. E esattamente, quindi i vostri servizi quali sono? Allora, al di là di tutta la parte di progettazione impiantistica, quindi immagina la classica azienda che ha bisogno di una rete per mettere in comunicazione i PC e i telefoni, servono poi delle apparecchiature ovviamente, poi potrebbe servire un centralino telefonico che è l'elemento che ti consente di veicolare le chiamate in entrata verso i tuoi dipendenti. A conclusione un po' di questo ventaglio di prodotti c'è una bella collaborazione con un operatore di servizi che si chiama Vianova e che consente di dare ai clienti anche connettività internet e linee telefoniche di nuova generazione. Ecco. Per quanto riguarda invece gli impianti di videosorveglianza, ovviamente tutta tecnologia IP, e per quanto riguarda gli enti pubblici, in particolare i classici impianti che sono in grado di controllare i varchi di accesso ai paesi piuttosto che le aree sensibili per microcriminalità e qualsiasi cosa all'interno dell'ente pubblico voglia essere controllato e monitorato. Quindi vi occupate solo di aziende, non di privati o anche privati? Sì, il nostro target sono aziende ed enti pubblici. Non ci occupiamo di servizi ai privati, e questa è una scelta di business, ma anche perché i nostri servizi sono molto spesso caratterizzati da una forte progettualità, quindi non c'è un pacchetto precostituito. Il primo contatto avviene con il cliente che ha una necessità specifica, i nostri commerciali fanno una visita, fanno un sopralluogo e studiando quello che è l'ambiente e le necessità del cliente viene studiato un progetto molto specifico per soddisfare quelle che erano le richieste e le necessità. Quando Paolo parlava per esempio dei lavori svolti con i comuni, soprattutto nell'ambito della videosorveglianza, le caratteristiche di un comune possono essere molto diverse da comune a comune e anche le necessità e le richieste, quindi per questo motivo è necessario un sopralluogo, molto spesso viene effettuato anche con degli strumenti specifici, dei droni per esempio, che danno una vista aerea e permettono di studiare la migliore soluzione che possa soddisfare le esigenze del cliente, ma anche poi dopo inserirsi nel miglior modo possibile anche con quella che è l'urbanistica o gli elementi naturali del comune stesso. I vostri prodotti quindi quali sono? Direi in generale, partendo dalla parte impiantistica, tutti i cavi e le apparecchiature che devi installare all'interno degli edifici, che siano uffici o ambienti produttivi. Tante volte ci chiedono i clienti di creare una copertura wifi professionale per poter gestire i magazzini, anche questo comporta del lavoro fisico. Il centralino ormai può essere un apparato o può anche essere virtuale, quindi non presente in sede. E per quanto riguarda invece la parte più complicata di videosorveglianza, spesso e volentieri un impianto è fatto da tante apparecchiature che sono sì le telecamere che servono ma anche ad esempio tutta l'infrastruttura wireless per mettere in comunicazione tutta la parte di video che è distribuita sul territorio e che deve arrivare in una centrale operativa dove vengono gestiti i flussi. Ecco, tutti questi sono apparecchiature, cavi e quant'altro serve per. E sentite, noi dove vi possiamo contattare per appunto avvalerci dei vostri servizi? Allora, abbiamo una mail istituzionale
istituzionale che è info@tecnotrade.it, però potete contattarci sia attraverso il nostro sito internet che è www.tecnotrade.it, ma siamo presenti anche su 3 canali social, Facebook, LinkedIn e YouTube, sempre con il nome di Tecnotrade. Allora, io invito tutti gli amici ascoltatori di Radio Storytime a contattarvi se appunto avessero bisogno dei vostri servizi. Vi ringrazio veramente per questa chiacchierata e vi posso augurare una piacevole giornata. Grazie a te, altrettanto. Bene amici di Storytime, la nostra chiacchierata è appena finita, ma non vi preoccupate, fra poco ne inizierà una nuova, quindi rimanete collegati con noi. Storytime, Evoluzione Radio.